professor Fabrizio Maggi, docente di microbiologia all'Università dell'Insubria e direttore del laboratorio della SST Sette Laghi e virologo di fama. Abbiamo tutti un po' timore di questa nuova variante Omicron. È giusto o no avere paura e soprattutto a che punto siete con la grande attività nel vostro laboratorio? Io comincerei dalla seconda domanda. Intanto il nostro laboratorio è da tempo impegnato nell'attività diagnostica per il SARS e recentemente i numeri sono aumentati in maniera vertiginosa, tant'è che in questo momento noi stiamo facendo all'incirca 2000 tamponi al giorno, il che è diciamo, molto simile all'attività che svolgevamo l'anno scorso di questi tempi. Una parte poi di questi tamponi viene sottoposta ad analisi di sequenza, attualmente svolgiamo sequenziamento su 40-50 tamponi positivi al giorno e tramite questa analisi di sequenza noi siamo in grado, anche grazie alla strumentazione di cui il laboratorio si è dotato nell'ultimo anno, di individuare tutte le varianti circolanti di SARS coronavirus e quindi anche potenzialmente in grado di identificare la nuova variante sudafricana, che attualmente ancora non abbiamo identificato, e questo tendo a sottolinearlo. Questa variante è una variante che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito di preoccupazione, cioè una di quelle varianti che sono importanti perché necessitano di essere appunto studiate con maggior profondità rispetto ad altre varianti. Attualmente non ci sono dei dati diciamo, importanti e scientificamente provati che dimostrino che questa variante ha un effetto particolarmente importante in termini di maggior gravità o anche di diffusibilità. Sono dati che devono essere diciamo, confermati e devono essere validati e per questo ci sarà bisogno di qualche tempo.